Siamo con Andrea Zimonti. Ciao Andrea, sei al centro di una vicenda familiare legale un po' pesante e sei stato allontanato da casa tua e messo qui all'hotel ristorante Mariuccia di Malvaglio, o no? Sì. Raccontaci un attimino veloce, non entriamo nella parte legale familiare. Ma entriamo nella parte affettiva perché questa vicenda ci sono coinvolti sei Rottweiler a te cari, Sì, giusto? carissimi, che reputo come miei figli. Perfetto. Raccontaci cosa è successo Sì, velocemente. che il giorno 23 dicembre 2020, alle ore di 9 di mattina sono intervenuti i carabinieri notificandomi l'allontanamento dalla mia casa familiare, dall'abitazione, per un provvedimento del giudice di allontanamento. Ebbene, mi stavo notificando, leggevo la notificazione che era solo riferita a me. Invece sono stati allontanati anche i miei sei fedelissimi Rottweiler, cani molto squisiti e Perché equilibrati. tu sei proprietario Sì, i di sei Rottweiler, bellissimi esemplari, che ho sempre accudito in tutto e per col tutto, col cuore. cuore, assolutamente. Benissimo. Adesso questi cani dove sono finiti? Visto che Sono tu sei in finiti hotel e non puoi tenerli, al giusto? canile PAL di Legnano. Tre, faccio una precisazione, che i primi tre venivano prima portati al canile Roveda di Sedriano e poi gli altri tre venivano portati al canile PAL di Legnano. Poi in seguito sono stati riuniti. Ebbene, nell'ordinanza del giudice non c'era scritto allontanamento anche o sequestro anche dei miei sei cani e facevo presente questo ai carabinieri, ma i quali non volevano udire ragione alcuna. Dicevano che tu se vai via i cani devono venire via con te. Gli ho detto, ma scusa. Perché praticamente tu, preoccupato dagli animali, Sì. ti eri già Premonito, interessato per esatto, mettere subito. una Una persona. persona di mia estrema fiducia, che addirittura oltretutto conosce anche questi animali perché li ha sempre visti anche lui, questa persona, e poi comunque questi animali vanno d'accordo con tutte le persone, ha incaricato di andare lì a dargli da mangiare, a farli girare, insomma, a provvedere ai loro fabbisogni quotidiani nel tempo che io avessi risolto le mie vicende, vicissitudini familiari. Bene. Adesso, dopo 2 mesi, cosa sta succedendo? Dopo oltre 2 mesi sta succedendo che purtroppo i cani, come potete ben immaginare, ne risentono moltissimo, sono stressati. Cani che erano abituati a vivere con me tutti i giorni, a dormire con me, a vivere praticamente la vita tutti i giorni, sono molto stressati, sono molto tristi. Quando vado a trovarli mi fanno di quelle feste che fanno scappare le lacrime addirittura anche ai volontari del canile, ecco, insomma. Insomma, Ecco, è una situazione molto. questa situazione tu l'hai L'ho pubblicata pubblicata sui molto sui social, social. sì, Cos'è successo? è successo che mi hanno chiesto, prima di tutto faccio un'ulteriore precisazione, che ringrazio il comune di Cugiano che per un mese mi ha sostenuto le spese del canile. Poi, dopo un mese, il canile mi chiede euro 400 al mese, ma io purtroppo, come potete capire, non ho possibilità di pagare In questo momento esatto, sei impossibilitato. impossibilitato. Però faccio presente che il canile ha già ricevuto delle donazioni da parte di dirette ed indirette da parte di molte persone che mi seguono sui social. E poi è un canile che, a loro dire, sono un'associazione no profit. Quindi trovo strano questa cosa che mi hanno chiesto 400 euro. Oltretutto che ho visto i miei cani che sono molto provati, deperiti anche fisicamente e, insomma, vorrei capire il motivo. Quindi molti dei tuoi amici o dei tuoi follower hanno indetto una Una petizione. Cosa, petizione, raccontaci cos'è. sì. Allora, ho aperto questo gruppo, La mia vita con i Rottweiler, appunto, sui social, prima di tutto per dimostrare la situazione, spiacevolissima situazione che sia io che i miei adorati animali stiamo passando in questo periodo.
e poi per avere un supporto, una raccolta firme per farci sentire, perché comunque ho avuto molte porte chiuse, da che ho chiesto aiuto a molte alle istituzioni mi sono trovato le porte chiuse, ecco, questo quanto. E quindi adesso praticamente quante firme sono state raccolte? Sono circa 1500 firme nel giro di quasi una settimana, sì, una settimana. Esatto. Non poche. Esatto. Non poche. Non poche. Quindi difficile immaginare il futuro adesso, esatto, perché è difficile. Ma io tu... spero di ricongiungermi con i miei cani il prima possibile, perché sia io che i miei cani sentiamo la mancanza, la distanza. Cosa vuoi chiedere a chi vede questo video? Chiedo cortesemente, gentilmente, un aiuto almeno per i miei animali. Per i miei animali, che possiamo ricongiungerci insieme e trovare una soluzione per quanto sia possibile questa problematica molto molto triste. Perché ricordo, poi, essendo dei Rottweiler, non sono cani che mangiano poco, cioè... Più che mangiano poco, sono cani che hanno la tristezza che ha avuto in questa situazione, e qua lo aggiungo, che solo che il nome Rottweiler siamo mal visti, ecco, da molte persone, solo perché sono Rottweiler, hanno questa nomea di cani feroci, aggressivi, che poi non hanno assolutamente niente. I cani, come tutti gli animali, come crescono, risultano. Non ultimo, hai ricevuto una telefonata da parte dei carabinieri, sì, recente. Proprio ieri pomeriggio ricevo una telefonata da parte dei carabinieri, pensando che era una notifica o un qualcosa di legale, esatto. Invece mi sento dire che praticamente che i cani è meglio che io li dia via. Ho detto assolutamente che io ero seguito, prima di tutto sono seguito legalmente, e poi queste insinuazioni non le volevo, se non era neanche da tenere in considerazione. Perché effettivamente qui non si tratta di oggetti, ma si tratta di, esatto, animali, quindi figli, a cui tu, anzi, li hai visti nascere. Li ho cresciuti io personalmente dal primo istante della loro vita. Ok, ti auguriamo un in bocca al lupo, e metteremo i tuoi link Facebook, social, chi sì, vuole... Sì, molta condivisione, perché questa cosa, la verità poi soprattutto verrà sempre a galla. Prima o poi verrà a galla, certo, dici. Tengo okay. Fino alla fine. Quindi non siamo entrati in questa vicenda nella maniera legale, ma siamo entrati... A me interessa solo i miei cani. Entrati appunto nella maniera sentimentale del tuo amore verso gli, certo, animali. Ciao, ciao Andrea. Grazie a tutti. E speriamo di esserti utili. Vi ringrazio a tutti, grazie mille.